Ciao amici, oggi ho deciso di farvi vedere una cosa. Guardate quanti! Che ci emoziona troppo. Questo è solo l'inizio, ma stiamo facendo il nostro primo albero di Natale a Fuerteventura. Io l'avevo sempre sognato di stare col clima così, in magliettina e canottiera, e fare l'albero di Natale. È un'emozione bellissima, non sapete le comiche, ci siamo portati tutto ciò in bici dopo averlo comprato. E quindi dopo vi lascerò con l'immagine tutta completa. È un po' che non vi davo aggiornamenti personali, tra un po' di giorni arriverà mia madre, li voglio trovare tutto bello, bello, bello. Detto tutto ciò, prima... Zitto, Juan! Prima di farvi vedere l'immagine finale dell'albero, albero, vi monto un paio di pezzetti in cui vi faccio vedere due posti secondo me fighissimi di Fuerteventura. Uno è un vero e proprio caseificio dove vendono mozzarelle di bufala, provole, stracciatelle, cose meravigliose, che sta proprio al porto a Fuerte. Ieri sono andata a fargli un po' di domande perché ha anche una storia molto interessante il ragazzo che ha aperto questo posto insieme a un altro socio, e tra l'altro è un posto super buono e super conveniente, dove sono uscita avendo speso 8 euro con avendo acquistato due mozzarelle di bufala, una treccia di provola, una vaschetta di stracciatelle. Quindi insomma, prodotti veramente buoni fatti con latte italiano che si fanno venire apposta qua, eccetera. E gli ho fatto anche una vaga intervista. E poi anche un secondo, qualche piccola scena da un altro pranzetto tipico, tanto per continuare a farvi vedere posti dove si mangia benissimo e non si spende tanto. E detto ciò, poi l'ultima immagine credo sarà dell'albero finito. Ciao a tutti! Ma stiamo intanto spacchettando tutti i pezzetti, perché Natalie voleva assolutamente uno di quelli verdi ma con le punte innevate, e noi l'abbiamo trovato. Ciao amici, oggi nel mio farvi vedere sempre c'è il parco giochi qua vicino, quindi Natalie mi tira, arrivo, però vedo far vedere le chicche di Corraleco, wow, e una è Mozzarei. Sono degli italiani bravissimi che fanno della mozzarella fantastica, pure di bufala, e a cui adesso farò un po' di domandine. Intanto l'ho introdotti. Questo è il loro negozio. Io sono Mario. Lui è Mario. Io Ciccio. Stanno tutti con la mascherina. E lui è Ciccio, che è anche il mio mitico vicino di casa di cui ho spesso parlato nei video. Adesso entro e faccio pure vedere un po' di cose. Vai, prego. Guardate, io oggi mi prendo le bufale, la foto è bellissima. Pure fatto un video mentre le mangiavamo. Posso avere questo? Assolutamente sì. Infatti, c'hanno un sacco di cose freschissime. Allora, ora chiedo proprio a lui in diretta come è iniziata la sua storia qua. Si vede il dislivello di altezza, ma è realistico. Raccontaci un po'. Ciao, insomma. Allora Valentina, la mia storia è questa. Praticamente io tempo fa, oltre circa dieci anni fa, sono venuto su quest'isola per la prima volta e ho deciso di comprare casa. Quindi ho comprato casa, sì, sono venuto. Era diversa? Sì, era diverso, uscivo da una grossa crisi. L'isola, feci un giro di tutte le Canarie, mi innamorai di Fuerteventura perché comunque ha le spiagge bianche, la ritengo comunque dal punto di vista naturalistico una bellissima isola, senza nulla togliere le altre. Questo dello Tenerife, però la spiaggia bianca, il mare caraibico mi hanno praticamente spinto a fare questo investimento. E poi con calma ho pensato qualcosa da fare per poter vivere la sfida. Molto ti chiederanno, sì, di quella cosa. 10 anni fa i prezzi erano un terzo di case, vero? Guarda, allora la verità è questa, io non vorrei deludere nessuno. In realtà sì, i prezzi erano diversi, le case costavano meno sicuramente, però è anche vero che gli affitti erano molto più bassi. Faccio un esempio, una casa che oggi compri con 100.000 euro la puoi affittare a circa 600 euro al mese, 500-600 euro al mese. All'epoca una casa che pagavi 60-70.000 euro ma l'affittavi a 280 euro. No, un'altra cosa, è normale. Quindi era, cioè, tutto in proporzione. Scusa l'interruzione. No, prego, cioè, è chiaro che l'economia è cresciuta e quindi ovviamente crescendo l'economia è cresciuta la domanda e tutto in proporzione. E il suo progetto già molti anni fa in Italia di fare, diciamo, di aprire un caseificio. Io sono venuto qui, ho vissuto 6-7 anni qui, quindi ho visto che c'era la possibilità e il mercato, diciamo, lo consentiva, perché non c'era niente di così. No, tipo così in effetti. E l'ho chiamato e siamo venuti qui ed eccoci qui. In pieno Covid abbiamo aperto questo. Cioè, loro sono stati negozio. Così coraggiosi, come a volte dico che c'è chi lo fa. Ora è pochissimo, credo, vero? Quindi... Noi siamo aperti da 3 mesi. Nemmeno ti chiedo un bilancio perché no, sì, insomma, io ci vengo. Però fondamentalmente la cosa che, diciamo, c'eravamo già dentro, perché ormai ci abbiamo messo un anno e mezzo in pratica a realizzare. Non è che uno in un mese, sì, è un progetto
Il latte arriva dall'Italia, congelato, quindi praticamente noi facciamo e poi lo lavoriamo qui. Francesco Paolo, dire che il risultato è buonissimo su questo. Grazie. Lo dico io, Natalie pure, se ce la faccio monto un pezzetto in cui se la sta mangiando e insomma la bocca dell'innocenza mi dice quanto è buono. Comunque alla fine siamo contenti che comunque abbiamo alcuni residenti, ovviamente il 100% dei residenti che sono residenti sono italiani, però stiamo lavorando anche con ristoranti, piace anche agli spagnoli, insomma cerchiamo. È una di quelle sticche, cioè, che integrano, ci integrano noi tantissimo qua, perché non è che uno ha aperto un franchising in un centro commerciale o una cosa totalmente turistica, che davvero porta qualcosa di buono di italiano qua. No, assolutamente, poi il latte arriva dall'Italia, quindi è un motivo di orgoglio per noi, abbiamo fatto anche qualche prodotto con la carne. Ci amare pure noi italiani qua, perché qualcosa di molto molto buono lo facciamo. No, ma poi l'isola permette, perché comunque avrei visto che l'isola comunque è abbastanza cosmopolita, c'è gente poi di tutta Europa che vive proprio. Immagino che anche il turista che passa giustamente sì, sì. Diciamo che io che ho vissuto anche il punto turistico non vale la pena, anzi spero che il Covid sia questa situazione sia diciamo il trampolino per farla poi esplodere definitivamente, perché comunque qualcosa obiettivamente è sempre mancato. È vero che sia l'occasione, pare, come dico spesso, che si stiano facendo tanto sentire sul tavolo delle trattative per avere tanti investimenti e svoltare un po', perché paradisiache che tante cose lo sono. Sì, quindi, sì, insomma, sì. Se non lo sono è solo per come vanno certe cose tutte umane, non per il non luogo. Perché, non per il fatto che sia solo un'isola di sportivi, deve rimanere tale, cioè nel no, senso infatti, che è anche un'isola di relax. Cioè, volendo tant'altro, cioè, pure storia e cultura. Sì, e diciamo quindi, che comunque siamo a dicembre, il periodo in giornate per noi fritte, cioè, comunque per lui è 14. Io sto col giacchetto blu. 4, siamo sui 17 gradi, 18 gradi, che per noi comunque è freddo, insomma. Sì, per noi qua ci abituavamo subito benissimo, però ovviamente se fossimo in Italia sarebbero soprattutto al nord. Esattamente. Direi che intanto io poi monterò quello che mi compro e farò rivedere che prelibatezza. E grazie tanto mille. Lo veniamo a trovare spesso. Ciao, arrivederci. Ciao amici, non posso non farvi vedere, oltretutto, questo posto qua. Qua siamo da Moco, posto assolutamente canario. Aspetta, vi faccio vedere l'insegna. Si vede? Eccolo qua, Bar Tapas Moco, sull'avenida principale. Allora, con Natalie ci veniamo sempre, anche oggi vi farò vedere quanto si spende. Per ora ho ordinato, come vedete. Saluta Francesco. Ciao. Lui è il mio amico vicino di casa, molto alto, non pensate male. Natalie ha preso il pollo al curry. Birretta, due Coca-Cola, questi sono dei peperoni ripieni di frutti di mare veramente troppo buoni, c'è pure un po' di panna, io sono un po' anni 80, la panna mi piace, e le alicette marinate. Ora mi arriva pure un altro rotolo che contiene l'arrosto di carne, quindi tante buone cose, lo consiglio con tutto il cuore perché appunto è proprio un posto macorero, la signora è adorabile, simpaticissima, ci tratta proprio, non so, come se fossimo di famiglia, e dopo vi faccio vedere lo scontrino. Ecco, vi faccio vedere il resto che è arrivato, cioè lo so che non lo potete assaggiare, ma già l'aspetto, questi li avevamo iniziati, quest'altro buonissimo, a tra un po' per il conto. Allora, eccoci qua amici, oggi un pranzo in tre, non so se si vede, 23 euro in tre, bevendo Coca-Cola, io birra, cose di mare, involtini di carne, le alici, tanto quindi abbiamo preso alla fine 4 piatti, 4 pietanze, Coca-Cola e birra, 23 euro in 3, secondo me buono, buonissimo. Ciao amici, eccoci qua dal nostro albero di Natale finito. Natali sta finendo di fare i compiti, allora spero che quello che vi ho fatto vedere oggi, questo mix, vi possa essere interessato e vi lascio dicendovi che credo, lo dico un po', non proprio col sorriso sulle labbra perché sono stata ispirata particolarmente negli ultimi giorni, poi qualcuno me l'aveva chiesto a fare un video sulla scuola, lo farò a breve, però voglio calmare il mio animo perché devo dire che in questo momento non sono super contenta, c'è l'atmosfera carina, le persone, le maestre molto umane, però vi faccio un antefatto, dirò di sicuro dei pro e dei contro, ma vi posso solo anticipare il contro che comunque la nostra tanto bistrattata scuola italiana ancora quando ti affaccia a un mondo fuori ti accorgi di quanto si svolge tutto, cioè di quanto è fatta bene, quantomeno ancora almeno nei contenuti, cioè qua si sta molto indietro.
I ragazzini sono non tantissimo seguiti, si pretende molto che lavorino da soli poi a casa e che anche seguano abbastanza quello che si fa, non è che controllano che si portino addirittura il materiale giusto a casa per poi fare i compiti, è una cosa che affidano tranquillamente a bambini. Insomma, notavo che c'era ben altro modo di seguire i bambini in Italia e anche i programmi più o meno sì, sono di un anno indietro, perché vi dico, mia figlia che sta facendo la terza elementare ha finito l'anno scorso facendo ad esempio in matematica le moltiplicazioni a due cifre e quest'anno invece qui in terza sta facendo di nuovo addizioni e sottrazioni. Questo è un piccolo esempio, ma vi parlerò di questo argomento meglio e più approfonditamente molto presto. Intanto un grande abbraccio con quest'aria vagamente di Natale da Forteventura per la prima volta nella nostra vita.